Signore e signori, benvenuti al momento conclusivo dei premi di studio. Il concorso istituito dalla Fondazione CR Carpi per premiare il merito di laureati, diplomati e studenti che si sono particolarmente distinti nel proprio percorso formativo. Questa sera accendiamo i riflettori su 224 giovani eccellenze del territorio. Conduce l'edizione 2021. Ma buonasera a tutti! Wow! Buonasera, buonasera, fatevi sentire! Che per troppo tempo non ci siamo fatti sentire con questi applausi! Sono emozionata, sto tremando dall'emozione perché gli applausi sono mancati tanto in questo periodo, perché per tanto tempo, anche se è un anno forse non è tanto, ma soprattutto per i giovani può sembrare lunghissimo, siamo stati fermi, siamo stati in attesa, siamo stati ad aspettare e sono successe tante cose, alcune anche non belle, lo sappiamo tutti, è cronaca ormai, il mondo si è fermato, però è anche vero che qualcosa sta ripartendo. E quindi poter tornare in una location che non è un teatro, ma l'anno prossimo andremo in un teatro, vero? È una promessa, perché l'anno scorso ci siamo lasciati dicendo l'anno prossimo saremo in un teatro e premieremo i ragazzi. Non siamo ancora in un teatro, ma siamo in questa meravigliosa cornice, in questa antichissima chiesa che adesso è di fondazione, ovviamente non è più una chiesa, è un auditorium, l'auditorium San Rocco, e siamo qua e voi siete qua, quindi fatevi un applauso. Che meraviglia. Buonasera. È arrivato in ritardo e dobbiamo rifare tutto adesso dall'inizio, da quando io entro, racconto la storia della mia vita. La ragione, lei è il signor? Ah, è lei il Poletti che non arrivava? Vabbè, dopo la presento Poletti. Ci abbiamo le hostess con il microfono di Barbara D'Urso, quello che usano fuori, no? Presente. Va bene, allora mi hanno presentato con questa meravigliosa voice over, come si suol dire. Io sono molto felice di essere qua per il secondo anno consecutivo e prima di iniziare con la parte istituzionale permettetemi di chiamare sul palco, che non vede, non è lei, eh? Aspetta che ti devo presentare, adesso poi arriva l'hostess, l'ingegnere. Perché è ingegnere, ma io preferisco dire Presidente della Repubblica. Posso? Presidente? Corrado Faglioni, applauso, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Buonasera. Buonasera a tutti e soprattutto buonasera Valeria. È vero, buonasera a lei. È vero, ho solamente soddisfatto la promessa che avevo fatto 12 mesi fa in parte, però siamo qui nel nostro auditorium splendido, quindi è una bella occasione trovarsi di persona. Prometto che il prossimo anno cercheremo di far di tutto per avere il teatro. Assolutamente. E sono felicissimo che Valeria sia qui questa sera. Grazie. Con noi. E soprattutto un invito che il prossimo anno ci possa essere di nuovo con noi in teatro. Assolutamente. Quindi sì, una conferma. Io penso che il primo applauso molto importante. Grazie. Lo facciamo alla prima premiata, Valeria. No, sono loro i protagonisti. Però veramente, a parte gli scherzi, poi non voglio togliere tempo ai ragazzi, però sono salire su un palco e vedere che sia un teatro, che sia un auditorium, che sia una piazza, salire su un palco e vedere un pubblico, anche se con le mascherine, ma un pubblico seduto che partecipa e aspetta e soprattutto fa partire l'applauso è veramente è gratificante, quindi grazie davvero. È emozionante, grazie. Sì. Allora, chiaramente nelle norme del rispetto, delle regole, tutto, lei decide di tenere la mascherina, noi no. Siamo, ecco, perché noi lo diciamo. Io la tolgo anche perché queste mascherine sono devastanti, quindi la togliamo. Con quegli occhioni là e quel sorriso non possiamo non farlo vedere, facciamo un applauso a Presidente, dai.
anche perché, allora, noi adesso inizieremo con le premiazioni, lei deve spiegare brevemente insomma che cosa andremo a fare e poi io leggerò i nomi dei ragazzi man mano nel corso della serata, però è anche vero che purtroppo i ragazzi non potranno salire, non tutti potranno salire sul palco stasera, siccome avremo slot da 7 premiati chiaramente non possono salire, quindi noi stiamo a debita distanza, come si suol dire, però senza mascherina. Volentieri. Poi quando scende giù se la rimette, va bene, anche perché c'è il Poletti che non se l'è tolta. No, va bene, allora prego. Bene, intanto voglio ringraziare tutti i ragazzi perché Valeria diceva prima si è fermato praticamente il mondo, ma voi non avete fermato quello che è il vostro impegno, quindi lo studio e i risultati si sono visti. Devo dire che quest'anno sono stato felicissimo per il gran numero di premiati che avremo. Abbiamo dissanguato quasi la fondazione perché siamo andati fuori budget, abbiamo dovuto ulteriormente rimpinguare il monte premi, fra virgolette. 160.000 euro quest'anno, sì. Tantissimo. I ragazzi sono stati veramente splendidi, abbiamo visto delle votazioni molto elevate, non era scontato in un anno come è stato veramente molto difficile, anche per l'applicazione negli studi, per cui veramente io mi voglio associare a un grandissimo applauso perché penso che siate stati bravissimi a mantenere il vostro impegno durante questo periodo veramente molto difficile. Quindi un applauso collettivo ci vuole. Ce ne sono alcuni giovanissimi perché inizieremo con i giovani proprio della seconda media, poi verrà spiegato il perché della seconda media. Devo dire che l'anno scorso i ragazzi io li ho visti tutti però da remoto, in DAD, perché questo è un termine che ormai è diventato proprio nostro. Seppure insomma in un momento drammatico, però tutti sanno che cos'è la DAD, tutti sanno che cosa vuol dire da remoto, tutti sanno che cos'è Zoom o Meet, che non conoscevamo assolutamente. Esatto, quindi insomma quest'anno sono qua, molti chiaramente nel corso di questa serata non ci saranno perché sono a studiare o a lavorare in giro per il mondo, però insomma io direi che possiamo iniziare. Chiamiamo anche, allora salutiamo e chiamiamo i sindaci e gli assessori all'istruzione intervenuti e che premieranno una rappresentanza di premiati dei rispettivi comuni. E quindi l'assessore all'istruzione di Carpi, Davide Dalle Ave, un applauso. No, allora Davide, allora guarda un attimo il pubblico, Davide, però devi andare giù, non puoi stare qua. Cioè, lo so che tu vorresti stare sul palco con me, Davide, io lo so, lo sento, Davide, però... E la moglie quella? Ah, beh, allora no, che se ne frega. No, dico nel senso, puoi stare se vuoi un attimo in piedi, così ti fanno un applauso, e poi, ecco. Perché l'abbiamo detto prima che purtroppo non si può, hai capito? Solo per quello. Io ti ho dato del tu, Davide. Hai fatto bene, infatti. Il sindaco, l'assessore all'istruzione di Novi di Modena, Enrico Diacci e Annalisa Paltrinieri. Eccoli là. Buonasera. La vice sindaco e assessore alle politiche educative di Soliera, Cristina Zambelli. Eccola, che non è la moglie. Che non è la moglie del Davide. E poi saluto anche i membri del consiglio di amministrazione della fondazione che sono presenti in sala, il vicepresidente Enrico Contini. Eccolo che è arrivato. E i consiglieri di amministrazione Maria Gabriella Burgio, buonasera, e un certo Federico Poletti che in ritardo ma è arrivato. Va bene, allora, Presidente del Senato della Repubblica di Rivombrosa. Non ancora. Vuole dire ancora qualcosa? Perché sennò io vado con le premiazioni. Andiamo con le premiazioni, andiamo. Non rubiamo altro spazio. Vuole rimanere sul palco con me? Ma io volentieri.
E vedete che vuole rimanere sul palco, ragazze, no, è inutile congedarlo, lo lasciamo sul palco con me. Io rimango qui, anche perché mi avete fatto togliere la mascherina, ne approfitto, almeno un momento di liberazione collettiva. Esatto. Allora, iniziamo con il premio di eccellenza, dedicato appunto, come dicevo prima, ai giovanissimi che fremono. Sono 20 piccoli talenti, con lo scopo di incentivarli, ovviamente, e promuovere la conoscenza della lingua inglese. Fondamentale. Importantissimo. Fondamentale, direi. Allora, nelle scorse edizioni consisteva questo premio in un viaggio a Londra, e che chiaramente, per motivi che ben sappiamo, purtroppo o per fortuna, perché cerchiamo di vedere sempre il lato positivo, insomma, quest'anno verrà regalato un personal computer o un tablet in base alla preferenza del premiato o della premiata. Quindi, ragazzi, non ve lo diamo adesso, adesso io chiamerò i vostri nomi, voi vi alzerete, saluterete, farete l'inchino, tutto quello che volete, non ve lo diamo adesso, ve lo diamo all'uscita. Appena finisco di dire i nomi, corrono subito via. Allora, ci sono per tutti, non andranno esauriti. Ci sono per tutti. Allora, passiamo quindi alle premiazioni a questo punto. Chiamo il primo slot di 7, Sofia Albarani, Giorgia Benatti, Federico Bertoncelli, Achille Biagioni, Paolo Bulgarelli, Jordi Bulgarelli e Silvia Cantaroni. E gli istituti Focherini, Alberto Pio, Margherita Hack, Fassi e Alberto Pio. Complimenti, ragazzi. Volete dire qualcosa? Non si può, mi spiace. No, siete contenti? Una parola al volo, dai, uno di voi che parla, perché abbiamo l'hostess con il coso lungo. Sì, sono molto contenta di aver vinto questo premio, perché comunque durante il corso dell'anno mi sono impegnata, e ringrazio anche i miei professori che mi hanno aiutato a intraprendere questo percorso e anche i miei genitori. Su, sei Silvia, giusto? Sì. Adesso ridillo con entusiasmo, però. Facciamole un applauso. Va bene così? Sono stati bravissimi veramente, Valeria, perché ti devo dire che quando la nostra commissione, fra l'altro la professoressa Burgio che vediamo qui davanti del Consiglio era nella commissione, quando hanno deciso i voti io non credevo che esistessero dei giovani che potessero raggiungere. Molto alti. Molto sì. Alti. Sì, sì. E quindi complimenti veramente, ragazzi, continuate così, avete delle medie stratosferiche. Allora, bravi. Vogliamo far spiegare alla professoressa il perché? Allora, i ragazzi si possono sedere, grazie. Vogliamo far spiegare perché i ragazzi della seconda media, si può abbassare leggermente, sì. Allora, la scelta sui ragazzi della seconda media è perché, prima sono piccolini, di solito questi premi si facevano per le terze medie come, diciamo, rush finale della scuola media, scuola di secondo grado. Ma invece nell'anno della seconda i ragazzi, dove diciamo il premio era quello di poter andare a Londra e fare un'esperienza di pura vacanza, perché non era un viaggio studio, ma proprio i ragazzi potevano girare tutta la città e godersela, insomma, certo. Proprio e fare i turisti parlando in inglese. E poi, facendo la seconda, avevano l'anno della terza media per riportare l'esperienza ai compagni, quindi che avrebbero rivisto nel terzo anno, e ai ragazzi di prima per stimolarli a impegnarsi per ottenere, insomma, questi risultati. Giusto, giusto. E quindi diciamo che è l'anno, insomma, più adatto proprio per avere una continuità di lavoro sulla... E maggior stimolo per poterli spronare, anche se sono veramente ragazzi, quest'anno non abbiamo potuto fare diciamo il colloquio che prevedeva questo tipo di premio, perché insomma ormai l'abbiamo detto 20.000 volte, non si può fare, ma sono ragazzi motivati, ragazzi in gamba, ecco, cioè che a volte si pensa ai ragazzi fannulloni, oppure ai ragazzi
No, assolutamente, ci sono tanti ragazzi quando validi. Si vedono a scuola insieme, no? Magari invece poi quando li intervisti o li ascolti uno per uno c'è tanto dobbiamo dietro. Lamentarci e denunciare le lamentele quando è il momento, ma anche riconoscere quando sì, c'è la bravura, in questo caso i nostri ragazzi. Caso sono grazie, grandi. Grazie mille, grazie. Io li definisco ambasciatori dell'eccellenza perché torneranno a scuola e verso quelli del terzo anno, loro saranno nel terzo anno e spiegheranno che essere premiati dalla fondazione, essere dei leader anche per il futuro. Beh, è una mission importante. Sì, è importantissimo e quindi insomma avranno modo di raccontare di tirarsela anche, ma nel senso buono della cosa. Allora vado avanti. Vuole leggere lei il secondo? No, prego, Valeria è molto più brava. Lo so. Allora. Ok. Allora, Matilde Cavallotti, Clelia Ciccarelli, Filippo Coviello, Greta Cremaschi, Gianmarco De Pietri, Lisa Galavotti e Giorgia Maramotti dell'Istituto Alberto Pio. Margherita Hack, Sassi, Focherini, Gasparini e Sacro Cuore. Allora, mi hanno detto di andare più lenta. E allora, Presidente. Slow motion. Esatto. Slow motion fa molto ridere. E allora a questo punto, visto che abbiamo un po' di tempo e non dobbiamo correre, darei la parola a qualcuno di loro, insomma, se ha voglia di parlare. Vedo che fanno la fila e sgomitano per parlare, perché sono tutti ragazzi. Voi non dovete essere timidi, voi ve la dovete mangiare questa vita, perché là fuori è là che succede tutto. Non dovete avere paura di niente. Sono stata proprio colpito nel segno. Allora io vado da lei. Vai. Voglio sapere una cosa. Aspetta che arriva. Ecco. Sono molto felice di aver vinto questo premio perché proprio non me l'aspettavo, diciamo. Infatti quando è arrivata l'email ero molto felice, diciamo. Diciamo. E questo l'abbiamo detto. Va bene. Tu sei, scusami? Greta Cremaschi. Greta Cremaschi. Ci ha tenuto a sottolineare il cognome, giustamente. Va bene. Ma tu, a voi avete già in mente... No, l'hostess può pure uscire, così siamo fuori nel rispetto. Lei. Sì. Giorgia Maramotti. Giorgia, ma tu sai già che cosa farai dopo? Perché adesso tu hai fatto la seconda media, andrai chiaramente in terza... Molto indecisa perché mi piacciono molto le lingue e vorrei continuare ad approfondire queste materie e quindi sono molto... liceo linguistico, esatto, per esempio. Però sono ancora molto indecisa, diciamo. Indecisa con che cosa? Perché mi piace anche il liceo delle scienze umane, perché mi piacciono anche le materie umanistiche, mi piace proprio studiarle e quindi sono un po' indecisa sui due, però... ci arriverò alla scelta definitiva. Presidente, ma cosa dobbiamo dire da questi ragazzi? Sono meravigliosi. Sono fantastici e infatti noi per questi ragazzi faremo tanto. Pensa, Valeria, che noi il prossimo anno apriremo una facoltà di ingegneria a Carpi e avremo l'università a Carpi. Non ci puoi credere? Vabbè, qui applauso subito. Ma veramente? Ma questa è una novità. Quindi... È già una novità risaputa in città e fra l'altro i corsi saranno totalmente in inglese, quindi loro partiranno sicuramente come protagonisti delle future discipline che avremo qui a Carpi. La fondazione crede molto nei giovani, sì, e quindi vogliamo veramente investire parecchio e questo per Carpi pensiamo che sia un'occasione per stimolare idee, per valorizzare questi giovani che abbiamo, ma anche per richiamarne da fuori, perché crediamo che Carpi possa essere una buona occasione di scommettere per il futuro. Ma perché i giovani sono il nostro futuro, questa sono il nostro è la verità. Futuro. Grazie ragazzi, grazie mille. Allora vado col terzo ed ultimo slot.
sempre più piano, più lento, va bene. Perché i ragazzi non vogliono parlare. Cioè io potrei raccontarvi, per esempio, magari non ve ne frega niente, ma ve lo racconto. Ne frega lei, vero? Molto. Allora, per imparare l'inglese, quando avevo, ormai i tempi che furono, avevo 16 anni, la mia mamma, la mia dolce mammina, invece di mandarmi al college come facevano tutte le altre, mi mandò a fare la ragazza alla pari in una famiglia a Basingstoke, che è sud dell'Inghilterra, a 2 ore di macchina da Londra. E io pensavo di arrivare lì e fare, ah sì, adesso faccio disfo, vado a vedere i teatri, vado, esco, vado a fare shopping da Topshop, che era un famoso negozio che tra l'altro ha chiuso pochi mesi fa dopo 30 anni di attività, dove tutte le ragazze della mia età volevano andare a fare shopping. Poi vado a fare questo, vado a fare quest'altro. Sono arrivata e mi sono ritrovata dall'oggi al domani in una famiglia, perché questo fanno insomma, le ragazze alla pari, cioè quando si lavora alla pari si fa questo, si va in una famiglia e ci si abitua piano piano a vivere come vive la famiglia americana, francese, tedesca, inglese, eccetera. E io arrivavo da Milano, non sapevo assolutamente nulla di inglese, se non quelle poche cose imparate a scuola, e mi sono ritrovata nel panico più totale, per cui curavo questi due bambini piccoli, guardavo questi cartoni animati e non capivo assolutamente niente, guardavo il telegiornale e non capivo niente, guardavo Beautiful, la soap opera famosissima, la guardavo in inglese, non capivo assolutamente nulla, finché a un certo punto ho detto no, io devo, ecco perché dico mangiarsi la vita, no, io devo fare qualcosa per imparare, perché non posso imparare dall'oggi al domani. Ma domani imparerò una cosa, dopodomani ne imparerò un'altra, fino ad imparare. Allora andavo in giro per le strade di Basingstoke a chiedere informazioni stradali. E quindi la prima volta mi sono ritrovata veramente, excuse me, if I have to go to Old Brompton Street, where I have to go, cioè, tipo Totò e Peppino a Milano, no? Per andare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare. La prima volta mi hanno risposto ed era aramaico, la seconda, la terza volta mi hanno risposto ed era latino, la quarta volta era greco antico, dalla settima, ottava volta in poi ho iniziato a capire che go straight down that way and up turn on your left. E ho capito che forse l'inglese si poteva imparare stando molto sul posto, quindi tornerà il viaggio in Inghilterra, tornerà. È fondamentale. Assolutamente sì. Va bene, allora vado col terzo ed ultimo slot, così ho preso un po' di tempo, contenta. Allora, Sara Montorsi, Linda Muzzioli, Laura Naldi, Francesca Nocerino, Chiara Saetti e Lucrezia Tegani, un applauso. Degli istituti Sassi, Alberto Pia, Margherita Hack. Tutte donne, sono tutte donne loro, Donne, ancora non siete donne, ma lo sarete tra poco. Allora, anche a voi viene concessa la possibilità di dire qualcosa, cioè proprio qualcosa dovete dire, cioè proprio... Che tenerezza. Nessuno vuole parlare, scelgo io, lei. Sì. Mi odia. Sono molto felice di aver ricevuto questo premio di eccellenza. Diciamo. E ringrazio per appunto il premio. Me? Me ringrazi? Ringrazio. Amore, ringrazi me, grazie. Perché infatti ho scelto io il premio, ti ho scelta io, te lo regalo io il computer, il tablet. Ringrazio il presidente, la fondazione. Ok. Grazie a voi dell'impegno, ragazzi, grazie, bravi davvero. Non so se sono timide o non sanno veramente che cosa dire, perché sono un po' spiazzate da questa penso cosa. Penso che sia un momento emozionante anche per loro, siamo emozionati noi a rientrare in contatto con tante persone, penso che lo siano sicuramente anche Beh, loro. Questa cosa deve rimanere nel vostro cuore, nella vostra mente per parecchio tempo, perché alla vostra età, la seconda media, stiamo parlando di 13 anni, giusto? Più o meno avete quella l'età, no? Insomma, ricevere un premio del genere non è cosa da tutti i giorni. Quindi, in questo caso tutte donne, quindi brave, un applauso. Bravissime.
Va bene, allora, avrei dovuto avere qua sul palco anche la Maria Gabriella Burgio, però l'abbiamo, diciamo, intervistata in lontananza prima perché non potevamo stare in troppi sul palco, quindi io... Possiamo fare il cambio, assolutamente. Io lo so che lei vuole stare... Ma vado a fare un bagno di mascherina. Va bene, un applauso al presidente. Ah, ok, solo i nomi più lentamente, quindi dobbiamo ricominciare dall'inizio. No, lo dico anche per chi ci segue in streaming da casa, che sono magari, insomma, parenti, amici, vicini di casa che ci stanno seguendo in questo momento, vi saluto. Ciao a tutti, devo leggere molto più lentamente i nomi. Va bene, allora passerei a questo punto al premio di studio 2021 categoria studenti. Applauso! Davide, adesso lo chiamo. Ma adesso lo chiamo, c'era scritto che adesso viene il Davide, adesso è il tuo momento. Davide delle Ave, vieni. Assessore all'istruzione del comune di Carpi, che è qua per consegnare simbolicamente questi premi. Adesso è arrivato. Ma sei giovanissimo. Ne dimostro meno. Meno di quanto? Meno di quelli che ho. Va bene, no, ti avrei chiamato tra poco sul palco, grazie. Però mi hanno sgridato, devo chiamarti subito. Allora, siamo prego, qua. A te la parola. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti per la Fondazione, innanzitutto, per questa iniziativa ormai consolidata nella nostra città e per quella sensibilità che si è detto anche prima verso i giovani, verso le giovani eccellenze, perché di questo stiamo parlando. Mi capita anche a me di partecipare in altre occasioni di questo tipo, devo dire la verità, questi 2 anni sono stati 2 anni veramente complicati per la scuola e per gli studenti in particolare, perché fare didattica a distanza, lo dicevamo prima, non vuol dire, è diverso insomma di andare a scuola, manca la socialità, manca quello che è il contatto appunto con le persone, no? Apprendere, imparare come eravamo abituati. Quindi ricevere questi premi, aver ottenuto queste eccellenze, no? Che oggi andiamo in qualche modo a riconoscere, che la Fondazione oggi in qualche modo riconosce, credo che in questo periodo debba ancora di più essere valorizzato e essere sottolineato. Quindi davvero complimenti a tutti, lo diceva prima anche il Presidente, continuate come avete fatto. Poi se posso aggiungere una cosa, oltre a continuare a impegnarvi, oltre a continuare a studiare, che è importantissimo, continuate anche a essere curiosi, che secondo me è una cosa che quando si studia è molto importante, poi si rischia un po' di perdere durante la vita, invece c'è bisogno anche di tanta curiosità e di capire le cose, di essere così stimolati anche ad apprendere. Quindi continuate davvero, qualsiasi cosa farete nella vita, a studiare, perché è una cosa molto importante per voi e molto bella per tutti quanti. Grazie davvero e complimenti. Grazie Davide. Allora Davide Dalle Ave, inizierei a leggere i prossimi premiati. Sono d'accordo. Ok, allora, riconoscimento da 400 euro ciascuno, che sono stati accreditati sul conto corrente di ogni premiato. E abbiamo delle votazioni, come diceva prima il Presidente, che si sono alzate tantissimo, cioè le medie si sono alzate di questi studi. Ancora sono troppo bravi. L'abbiamo detto, però lo ridiciamo ancora una volta, davvero molto bravi. Ogni anno si alzano le votazioni e per questa edizione sono state talmente alte che gli 80 premi messi in palio sono stati assegnati a studenti con una media scolastica superiore all'8,9, cioè il 9 meno. Praticamente sono stati, io 9 meno non penso di averlo mai, forse una volta 9 meno con 2 meno non so che cosa volesse dire. Allora va bene, leggo io o leggi tu? Leggi tu, leggo io, leggi tu, leggi tu, ho deciso, sei una persona decisa comunque. Sì, sì. Leggi tu, leggi tu. Va bene, leggo io adesso, magari dopo leggi tu. Allora, lentamente vado a leggere i nomi dei premiati. Pietro Augusto Allesina,
Christopher Andrian, Snejana Andruskov, spero di averlo detto bene, ecco, Francesca Antonacci, Beatrice Arisi, Leonardo Arisi, Linda Ballabeni. Gli altri dopo. Allora, ho sbagliato il nome. Ma anche tu che ti chiami così, però. Mannaggia. Allora, Snejana. Snejana. È una J, si pronuncia Snejana. Snejana. Sì. Andruskov. Andruskov. Perfetto. Niente, ne avevi azzeccata una. Va bene, ti chiedo scusa, però ti do la parola. Se vuoi dire qualcosa... Oddio. Beh, allora, prima di tutto le formalità, per cui ringrazio la Fondazione per l'opportunità. E penso di parlare a nome di tutti, sono onoratissima. Non sono onorata tanto per il premio quanto per l'opportunità e la fiducia che ci hanno dato. E l'abbiamo già detto prima, sono stufa di sentire adulti che ci chiamano fannulloni, pigri e viziati, e premi come questi aiutano gli studenti a riacquistare fiducia, perché io non credo che siamo senza voglia di fare, semplicemente siamo molto scoraggiati e abbiamo bisogno di qualcuno che riconosca i nostri sforzi e che ci incentivi a continuare. Grazie. È bello sentire un giovane che dice io sono stufa, in questo caso lei è una donna, dice io sono stufa di sentir dire che noi giovani siamo dei fannulloni. Com'è vero che ci sono tanti giovani che purtroppo non hanno voglia, ci sono poi tanti altri ragazzi invece che hanno voglia non solo di studiare, di scoprire, di essere curiosi, di approfondire, perché la cultura e lo studio è un viaggio che non finisce mai, non si finisce di studiare a scuola, si studia poi per tutta la vita, o sbaglio? Sono d'accordissimo, e a volte diciamo sempre che i giovani sono il futuro, è vero, però sono anche il presente, ricordiamocelo, perché a forza di dire che sono il futuro sembra che il loro tempo arriverà chissà quando, invece le giovani esperienze, insomma, gli anni più belli anche della vita sono anche gli anni del presente, quindi io penso sempre in queste occasioni che dobbiamo dire che c'è il futuro, stiamo premiando il futuro, ma soprattutto stiamo premiando il presente, quindi davvero complimenti ancora. Un applauso a voi ragazzi, davvero. C'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa? No, neanche sotto minaccia? No, non vogliono dire niente. Va bene, allora vado avanti con il prossimo slot. Grazie ragazzi, grazie mille. Forse le volevo dire qualcosa. Sì, chi? Siamo tutti un pochino in soggezione dopo il discorso politico della Snejana, secondo me. Adesso abbiamo tutti un complesso di inferiorità e nessuno si vuole più sbilanciare. Però complimenti, davvero, ottimo discorso, condivido. Ma voi vi conoscete bene? No? Voi due? Snejana? Aspetta. Snejana? E Leonardo, giusto? Non vi conoscete? Conoscetevi adesso, ragazzi, che magari può nascere qualcosa. No, tu sei fidanzato? Ah, neanch'io comunque, se ti... No, nel senso, troppo piccolo. ma non sento, aspetta. Ce ne faremo una ragione, se non funziona. Ce ne faremo una ragione. Mi piace come risposta, ma sul fatto che io sono singolo o sul fatto che non funziona il microfono, ce ne faremo una ragione.
Non funziona il microfono, adesso arriva Ilaria Dalle Palle, l'inviata della D'Urso di Pomeriggio 5, che arriva. Comunque questi microfoni con le aste fanno troppo ridere. Ora funziona. Veramente. Adesso funziona. Poi per i single dopo ne parliamo a fine cerimonia magari. Presidente, va sempre a finire così, ma com'è possibile? E io alla fine scherzo e voglio dire, faccio delle battute. Va a finire sempre così. No, amore, quanti anni hai? Pochi, 17. Pochi come Davide, che dice pochi meno di quelli che dimostro. Esattamente. No, esattamente. 17 anni, dai, ne ha 12 mio figlio. Allora, ma lei magari invece la vegana può essere interessata. Cosa ne magari dopo vi conoscete, giusto? Un applauso, grazie ragazzi. 17 anni, 17 anni, Davide. Tu ne hai 20? Sì, esatto, è vero. Siamo quasi coetanei. Va bene, andiamo avanti allora. I prossimi premiati. Mariem Baracchi, Marta Vellodi, Nathan Bernet, Riccardo Bonaccini. Fatelo l'applauso, non abbiate paura. Abbiamo tanto bisogno. Joyce Bulgarelli, Ilenia Bulcu. L'ho detto bene? No, perché dopo lei, dopo si arrabbia e mi cazza su tutto la svegliana. Quindi Bulcu l'ho detto bene, semplice. Bulcu. Sì, va bene. L'ho detto bene? Sì. Ok, allora parto proprio da te. Io sono molto felice, soprattutto perché per me è un'esperienza che ti rimane tipo da dentro, te la porti fino anche avanti. Per tutta la vita. Poi sono molto felice non solo per il premio, ma perché soprattutto quest'anno, e parlo anche a nome di tutti, abbiamo fatto tantissimi sforzi, soprattutto in questo periodo, ed è giusto comunque essere premiati. Guarda, hai detto bene, tutti abbiamo sofferto, nel senso che si pensava, io ho un bimbo che va alle elementari e si pensava, Davide, che i bambini delle elementari ne sono troppo penalizzati, perché quelli delle medie sono più grandi, le superiori sono autonomi, i bambini delle elementari sono quelli... Non è vero, sono stati penalizzati tutti, tutte le fasce d'età, anche la tua, Davide. Beh, per molti versi è vero, sì sì, no, però fuori di battuta effettivamente lo dicevamo prima, sono stati anni, un anno e mezzo insomma, molto complesso per la scuola, e quindi i ragazzi, lo abbiamo detto, meritano davvero tantissimo, e meritano tantissimo anche gli insegnanti e tutti i dirigenti scolastici. Insegnanti che hanno fatto un grande lavoro a distanza, certamente, e loro che si sono impegnati, perché per alcuni era più facile l'uso del PC, del lavorare da remoto, per altri molto invece meno, no. Esatto. Si diceva prima, non eravamo abituati assolutamente, se andiamo con la memoria un anno e mezzo fa, non so in quanti di noi avessero usato più di tanto Meet, Skype o Zoom, come invece siamo abituati adesso. Quindi esatto. Davvero le scuole sono state encomiabili in questo anno e mezzo. E adesso dai, guardiamo con fiducia che riprenderemo da settembre. Speriamo. Finalmente come eravamo abituati. Grazie, grazie ragazzi, grazie mille e grazie a Davide Dalle Ave. Grazie. Grazie, grazie Davide. Puoi lasciare pure il microfono alla nostra hostess che disinfetta tutto. Facciamo un applauso a tutte le persone che lavorano questa sera qua. Allora, è arrivato il momento del sindaco Enrico Diacci e l'assessore all'istruzione Annalisa Paltrinieri del comune di Novi di Modena. Prego. Io mi squinto un po' qua, eh? Grazie. Lascio a voi la parola, io mi squinto un pochino di modo che insomma possano dire due cose. Grazie mille. Chiedo scusa, come facciamo per ci pensa la ragazza? Ok, perfetto, grazie. Quando poi ha finito di parlare, porge il microfono alla nostra hostess che lo disinfetta e può parlare. Non so, è complicato, però è così. Prego. Sì, è davvero complicato, anche perché credo che l'emozione che hanno provato i ragazzi sia la stessa emozione che proviamo noi questa sera a essere di nuovo davanti
a un pubblico, quindi non è per modo di dire. Quindi io vorrei fare davvero i complimenti, perché adesso è il momento di provare a riallacciare le relazioni, è il momento di tornare a vivere la vita che chiaramente ci aspetta e che un po' stiamo guardando come se fosse un film, no? Perché questa sera, tra l'altro, io adesso mi sono visto nel monitor proprio del palcoscenico, e quindi stiamo vivendo un po' questa esperienza rarefatta tutti insieme, che è davvero in uscita da questa situazione così complessa. Però io credo che la fiducia che voi ragazzi stasera avete testimoniato, avete dimostrato, sia davvero una forte speranza anche per noi adulti, per tornare a vivere davvero una vita piena e intensa. Grazie. Grazie. Un applauso a Enrico Diacci. E passiamo la parola invece velocissimamente ad Annalisa Paltrinieri del comune di Novi di Modena. Ecco, prego. È un piacere essere qua, non aggiungo altro a quello che ha detto ormai il sindaco, perché credo che ormai vi sia stato detto tutto. Io vedo una platea meravigliosa e vedo tantissimi ragazzi che si sono impegnati e che hanno fatto tantissimo nonostante le difficoltà. Quindi a voi la mia massima stima per quello che siete riusciti a raggiungere stasera. Veramente bravi, complimenti. Prendeteveli tutti questi complimenti. E allora rimanete sul palco con me, io do l'elenco dei premiati, che sono Filippo Acquotti, Linda Bergamini, Alessandro Bessi, Danny Ciccia, Giulio Corradini e Francesca Forti. Un applauso forti, forti, forti. Allora, se c'è qualcuno che vuole dire una cosa velocemente, la può dire o adesso o mai più. Bene, perfetto, mai più. Allora, un altro applauso ancora a questi ragazzi. Io ringrazio Enrico Diacci e Annalisa Paltrinieri, grazie mille, li faccio accomodare perché devo chiamare un'altra persona sul palco, Cristina Zambelli, vice sindaco e assessore alle politiche educative del comune di Soliera. Buonasera, benvenuta, prego. Arriva il microfono disinfettato. Buonasera. Prego. Prima mi hanno detto di fare piano, adesso invece siamo fuori con i tempi. Allora, cioè, scusate, prego. Parlerò velocissimo. No, ci mancherebbe. Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui e credo non si stancheranno questi ragazzi di sentire altri complimenti per quello che hanno raggiunto. Prendeteveli tutti e teneteli lì anche per i momenti, diciamo, difficili che ogni tanto succedono. Una frase che mi è venuta in mente mentre aspettavo, anche perché i miei colleghi mi hanno portato via tutte le cose che volevo dire, scherzo, è questa, è una frase che mi ha guidato di un fisico tedesco vissuto nel secolo scorso, che diceva, e l'ha chiamato il suo imperativo etico addirittura, ed è questo: fate sempre in modo di aumentare il numero delle possibilità di scelta. E per me questa è la frase che più si addice a dei ragazzi giovani. Aumentate e fate di tutto per aumentare le vostre possibilità di scelta. È stato bello sentire una ragazzina di seconda media dire: non lo so ancora cosa vorrò fare, forse lingue, forse però le scienze umane. Magari andrai a fare invece il liceo scientifico. Questo per me è segno di libertà. E mi rivolgo soprattutto alle ragazze: non abbiate paura di esplorare strade che a torto vengono ritenute magari più maschili. Non esistono strade maschili o strade femminili, e c'è bisogno di tanti e tante impegnate anche nelle famose STEM, in queste materie che una volta si chiamavano le materie dure, che in realtà dure non sono per niente, sono le materie che ci guideranno nel futuro. Infatti, quindi è di qualche giorno fa la polemica, non entro nella polemica dei politici italiani per carità di Dio, però è proprio di qualche giorno fa la polemica del ci sono le donne che scelgono certi settori,
faccio nomi ovviamente di chi ha detto questa fregnaccia, e gli uomini devono scegliere alcune materie. Non c'è assolutamente distinzione, le donne e gli uomini possono fare quello che vogliono, forse le donne un po' di più. Ma sì, va bene. Allora vado con l'elenco, eh? Ma perché lei se ne va di là? Deve stare dove c'è la X. Deve non stare là. Pratica di parte. Glielo dico io, perché sennò non mi entra nel monitor. Ha visto? Sennò ci sono solo io nel monitor, ci deve essere anche lei, Cristina. Allora, i prossimi premiati. Francesca Prandi. Cecilia Boni. Federico Cartolari. Ilaria Longagnani. Ci siamo tutti, ci siamo tutti, perché ne avevamo un altro ma non c'è, quindi ci sia, tutti quelli che ho chiamato si sono alzati. Perché ridi? Ilaria Longagnani, l'ho detto. Sono Giulia Galantini. Ah, sei Giulia Galantini. Sì. E io non ti ho chiamato? No. Allora adesso vi risiedete tutti e la richiamo, va bene? Francesca Prandi, Cecilia Boni, Federico Cartolari, Giulia Galantini, Ilaria Longagnani. Lo vedi a correggere i nomi che non ci sono? Che cosa succede poi? Scusa, mio amore, non mi sono confusa perché ho 41 anni, non è che hai capito. Allora, tu che stai ridendo, dai, dimmi una cosa, vai, una sola cosa, dimmela, una. No, ovviamente sono molto grata alla Fondazione e nulla, a me... Così, piace studiare in generale, anche se poi il percorso andrà poi a essere più specifico in futuro, però penso che sia importante avere insomma, una conoscenza ampia appunto per avere varie possibilità in futuro. E soprattutto sono molto felice che Valeria Gracci non abbia chiamato il mio nome. Grazie, grazie ragazzi. Allora, rimane qua con me, leggo gli altri, va bene? I prossimi premiati, Manuele Lugli, Gabriele Muzzioli, Ilaria Naldi, Giulia Nicoli e Tommaso Spaggiari. Basta. Possiamo più, non abbiamo più tempo di fare niente. Va bene. Cristina Zambelli, via. Grazie. Giù dal palco, un applauso a Cristina Zambelli, vice sindaco e assessora alle politiche educative del comune di Stogliera. Federico Poletti sul palco a rapporto, velocemente, un applauso a Federico Poletti, consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Simbolicamente deve consegnare i premi, deve farlo velocissimo perché sennò mi si magna la signora là. Velocissimo. Sì. Sono arrivati in ritardo, quindi esatto. È giusto che possa subire le ire di tutti. È un piacere vedere tanti ragazzi che studiano in questo modo, perché raggiungere degli 8,9 credo che sia veramente complicato, e quindi non da tutti. Quindi grazie a tutti per quello che potrete fare in futuro per il nostro territorio, per la nostra città. Sono stato veloce, no? Bravissimo! Allora... Federico, vado subito a chiamare gli altri. Allora, i prossimi premiati sono Rebecca Cavazzoli, Sofia Corradini, Lucrezia Del Vecchio, Chiara Di Napoli, Daniele Fogliani, Filippo Galli. Un applauso forte, ragazzi. È tutto per voi, i complimenti, gli applausi, gli incoraggiamenti, sono tutti per voi, quindi parlo io per voi, bravi, non mollate. Siete emozionati? Sì, sono emozionati. Grazie, ciao. A tempo di record. Velocissimi. Adesso dico anche gli altri. I prossimi premiati, Emma Ganzerla.
Samantha Grillenzoni, Alice Guaitoli, Eleonora Guastalla, Emilio Landini, aspetta, Chen Gaolin. Oh. No, perché se no dopo lei memena, capito, che si arrabbia che non dico bene. Grazie ragazzi, siete emozionati, siete grati alla fondazione, grazie. Un applauso. Magari loro volevano parlare, adesso non possono più parlare. È sempre così. È sempre così. Vuoi dire ancora qualcosa, Poletti? No, io sono a posto, ho fatto quello che dovevo fare velocemente. Perfetto. E lascio spazio agli altri. Allora puoi restituire il microfono, grazie a Federico Poletti. È così, il bello della diretta. Ragazzi, il bello della... Io starei ore a parlare con loro. Scusa, è un anno che non ci abbiamo il pubblico, mannaggia. Va bene. Allora, chiamo l'architetto Enrico Contini, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, per un'altra consegna simbolica dei premi. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera a lei, come va? Tutto bene? No, abbastanza. Le sono mancata? Molto. Da un anno che non ci vediamo. Prego, due parole al volo per lei, ma proprio al volo, eh? È finito il tempo, grazie. Volevo anch'io ringraziare tutti e volevo precisare anche che questo per noi è un momento molto importante per la Fondazione, è un evento al quale teniamo parecchio e che speriamo di poter riproporre negli anni a venire. Grazie a tutti. Bravo, velocissimo. Pensavo di dover stare qua 10 minuti. Allora, ti chiedo la possibilità di venire, ecco, un pochino più avanti. Allora, vado a chiamare i prossimi premiati, stai qua con me. Leonardo Losi. Ginevra Lugli. Giulia Camarda. Susanna Catellani, Cristina Lugli. Chen Gao Lin. No, tu eri prima, dai. Grazie ragazzi, grazie mille. Mi dispiace, ma non c'è più tempo. Non c'è più tempo per farvi parlare, quindi se dico a qualcuno volete dire qualcosa mi licenziano e quindi vado avanti. Vuoi leggerli tu gli altri? No, no. Ma perché ci avete paura di leggere i nomi? Così fate qualcosa. Sono abbastanza complessi. Va bene, d'accordo. Allora vuoi stare comunque qua vicino a me? Sì, sì, sì. Ma senti, mi discono tutti, presidente, ma come mai? Matteo Malvezzi! Alessio Mazzola! Gloria Miglioli, Leonardo Morselli, Pietro Pacchioni e Daniele Pagliani. È bello perché dalla seconda fila erano piccolini ancora, ancora bambolotti, no? Seconda media, piano piano stanno crescendo e si vede anche. Grazie ragazzi, grazie mille, in bocca al lupo per tutto, bravi, grazie e bravi. Vado con gli altri, ecco. Laura Palladino, Umberto Palmieri, Alessio Panizza, Chiara Paradisi, Mariangela Pellegrino e Aurora Peluso. Più forte! Grazie. Io vi vorrei far parlare tutti quanti. Al volo, volete dire un grazie al volo? Non lo vogliono dire, visto? Gli è terrorizzati, non vogliono più parlare. Grazie mille ragazzi, in bocca al lupo anche a voi per tutto. Allora Enrico, io devo congedarti, se vuoi dire ancora qualcosa questo è il momento. No, abbiamo poco tempo, giusto? Sì, però se vuoi fare un complimento a me io non disdegno. No, sto scherzando, dai.
Infatti non lo vuole fare il complimento. Grazie Enrico Contini, vicepresidente della Fondazione Carpi. Corrado Faglioni, vieni qua sul palco, va. Presidente della Repubblica del Senato di Rivombrosa, un applauso, va. Allora, i tempi sono questi. Io sarà che sono sempre stretti. No, sarà che sia stati troppo tempo senza il pubblico e quindi sarei ore e ore a parlare con loro senza mascherina, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora, vado avanti perché abbiamo altri Prego. Chiaramente da premiare. Facciamo una cosa. Questi li dici tu, ok? Questi qua. Sì. E poi gli altri li dico io, così ci palleggiamo un po' al palco. Prego. Bene, i prossimi premiati sono Tommaso Perin, Federica Perrucci, Dylan Pinotti, Tommaso Righi, Rebecca Rinaldi e Mattia Solvino. Gli altri li dico io allora. Valeria, ti rubo il lavoro, no, non va no, bene. Ma sei bravissimo, ci mancherebbe. Grazie ragazzi, grazie in bocca al lupo per tutto e bravi, complimenti. I prossimi premiati, Francesca Soncini. Eccola Francesca. Andrea Stefani. Maria Vittoria Tagliavini. Nicole Tangerini, Eleonora Tarabini e Luca Tarabini Solmi. Ciao, fatemi ciao, siete ormai troppo lontani, che gli altri erano più vicini. In bocca al lupo ragazzi e bravi. Prossimi li fai tu. Così io mi riposo. I prossimi premiati sono Zoe Turci, Viola Vellani, Matteo Veroni, Alice Vincenzi, Leonardo Zanzanelli e Giulia Vittoria Zizzi. Anzi, Vittoria, questa volta ho sbagliato io, Valeria. Questa volta sgridiamo il presidente. Attento bisogna. Che se no dopo si arrabbia. Va bene, grazie ragazzi anche a voi, potete sedervi, grazie. Siamo arrivati al momento finale dei saluti. Così loro sono contente, non mi sgridano, vieni un pochino più qua dove c'è la X nera. Vuoi dire qualcosa in chiusura? Semplicemente un nuovo ringraziamento ai ragazzi, continuate così, coltivate i vostri sogni sono i nostri e quindi in bocca al lupo per il vostro futuro, siete veramente molto in gamba, anche quello che abbiamo sentito da voi questa sera è molto incoraggiante ed è sicuramente benaugurante per il vostro futuro. Bravi ragazzi. Io dico sempre drogatevi di sogni. Drogatevi di sogni. Buona vita a tutti ragazzi, grazie. Grazie mille. Grazie Corrado, grazie mille. Grazie, Corrado Faglioni, un applauso forte. Grazie mille. Grazie a tutti. Salutiamo anche chi ci segue in streaming da casa. Chiaramente amici, parenti, amanti. No, amanti non lo dovevo dire. Grazie a tutti, ciao.